Io direi che la prima cosa che dobbiamo imparare dal fatto di chi siano dismesse è che qualsiasi l'uso che scegliamo adesso per la nuova programmazione, questo uso non sarà evidentemente eterno, non sarà neanche perenne. La trasformazione del funzionamento della nostra comunità sarà ogni volta più veloce e chiaramente le aree si trasformeranno ogni volta di più. Dunque, il problema che adesso cominciamo ad avere con aree industriali che sono diventate obsolete per la sua dimensione o per le sue condizioni tecnologico-ambientale succederà ogni volta di più. Dunque, l'unica cosa che secondo me possiamo trovare come una certa sicurezza è che quello che dobbiamo fare deve essere molto più flessibile, molto più leggero e molto più riversibile di quello che abbiamo fatto. E così riusciamo a trovare sempre la possibilità di riadattarle a nuovi usi queste aree, di riprendere una nuova dimensione, una nuova programmazione per farle sempre seguire una dinamica ogni volta più attiva di una comunità imprevisibile.